migranti, quale deve essere il messaggio dell'Europa e dei ministri dell'interno europei? Ma sembra evidente ormai un dato che l'Italia e in particolare alcuni comuni, alcuni territori sono stati lasciati molto soli dall'Unione Europea. E questo è un tema non più sopportabile. Devo dire che tra i comuni di tutta Italia sono ancora pochi quelli che accolgono, e se accogliessero tutti non ci sarebbero anche le tensioni che ci sono in alcuni posti. Noi abbiamo un modello che è tra i primi in Italia. Tra qualche giorno faremo anche un atto formale col Ministero dell'Interno, in particolare con la Prefettura, nella città di Napoli, più SPRAR, cioè significa più accoglienza integrata con diritto al lavoro e quindi con impiego in attività socialmente utili dei migranti, basta CAS. Basta CAS. Noi non vogliamo più depositi di persone che vengono sistemate negli alberghi, si spendono un sacco di soldi e poi vengono lasciati là e si creano anche tensioni sociali perché vengono magari accumulati sempre nello stesso territorio. Mi riferisco, ma per fare un esempio, ne potrei fare tanti, a Piazza Garibaldi, la nostra città. Ma questa è una battaglia che in ANCI Napoli è in prima linea e ce ne ha dato atto anche il Ministero dell'Interno. Tra qualche giorno andremo a fare un atto formale con la Prefettura di Napoli e quindi noi la nostra parte la stiamo facendo, vediamo che cosa fanno adesso l'Unione Europea e devo dire anche ci auguriamo che tutti i sindaci d'Italia diano la propria disponibilità.